Le dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2020 risentono e non poteva essere diversamente naturalmente dell'anno dell della pandemia e del blocco di tante attività e di tante persone e quindi i redditi sono a ribasso come del resto a ribasso è stato il prodotto interno lordo però in questo ribasso non è che sia per tutti uguale nel senso per esempio sempre dati che derivano dalle dichiarazioni gli imprenditori individuali, cioè le piccole imprese, segnano un meno 11%, i lavoratori autonomi, professionisti, segnano un meno 8.6% dei redditi. I lavoratori dipendenti già va meglio, nel senso che segnano pur sempre una diminuzione dell'1.6%. Credo che in questo, più che la diminuzione dei stipendi e dei salari, conta la diminuzione del numero. Dei, cioè quelli che hanno perso il posto complessivamente fanno meno 1,6%, i pensionati aumentano, cioè aumentano il reddito del 2% perché si tratta di redditi non legati al mercato, sono, sono, sono rendi, rendite garantite. Questo nell'insieme delle conseguenze in quell'anno 2020, di quel che abbiamo vissuto, però dentro quella ripartizione dentro le dichiarazioni dei redditi poi le cose non sono modificate rispetto al passato e sono assurde sono assolutamente assurde allora noi abbiamo 12 milioni 800 mila dichiaranti cioè non cittadini quelli che presentano la dichiarazione dei redditi che non versano nulla all'IRPEF quindi non, non versano uh, contributi e, e, e imposte sul, sul reddito. Uh, abbiamo il 27% del dei dichiaranti sono sotto il 15.000. 70% stanno fra 15.000 e 70.000 e solo il 4% dei dichiaranti dichiara più di 70.000 euro, il 4% sopra i 70.000 euro. Ora ci vuole una fantasia sconfinata per considerare ricchi quelli che guadagnano 100, 150.000, 110.000, 80.000 euro l'anno, peraltro che guadagnano, che dichiarano, quindi poi c'è il prelievo fiscale. E che siano solo il 4% è la dimostrazione che c'è un'ampia evasione, inutile che ci giriamo attorno. Quel 4% paga troppo. Ma di sicuro, guardate, quel 4% paga uno sproposito. Ecco perché quando si parla di riforme fiscali e si dice nessuno deve pagare di più, si dice una cosa largamente inesatta, o se è esatta nel senso che è quello che vuoi, largamente ingiusta. Perché quel 4% di dichiaranti italiani paga troppo. Ma ah, perché ce ne sono tanti altri che pagano troppo poco? che evadono, che nascondono il reddito, che addirittura non ci sono. Come per esempio gli immobili non accatastati, quelli come se non ci fossero, come se non esistessero. E invece naturalmente ci sono. Quindi fare una riforma significa redistribuire il peso. L'impegno del governo non è a che nessuno paghi un, un euro in più, perché sarebbe sbagliato. L'impegno del governo è che la pressione fiscale non cresca in rapporto al prodotto interno l'ordo, ma in questo non crescere della pressione, deve esserci una diversa e più equa distribuzione, altrimenti riproduce all'infinito l'evasione, l'evasione che è dovuta a tutto questo perché riparte al derby eterno. Non è vero, i lavoratori dipendenti non possono evadere, non è vero, non è vero, i lavoratori dipendenti non evadono sullo stipendio sul salario perché quello è tassato alla fonte e quindi il problema si è risolto. Però poi possono essere evasori in quanto prestatori d'opera, quello che il pomeriggio fa l'idraulico, oppure il docente di scuola che fa le ripetizioni. Quanti rilasciano la ricevuta se l'allero? Eh, eh, eh. Oppure può essere un evasore come fruitore di servizi. Senta, la fattura, vuole la fattura con l'IVA o preferisce in contanti senza IVA? È un evasore non sono io che guadagno, io sto pagando, ma sto pagando in evasione. Tutto questo anche perché una pressione eccessiva finisce con in qualche modo indurre all'evasione ed è questa la ragione per cui dire nessuno pagherà un euro in più è una cosa ingiusta. Bisogna che molti, ma proprio tanti, paghino qualche euro in meno, il che comporta una distribuzione diversa, che qualcuno paghi di più e se possibile che le spese inutili vengano tagliate.